Ma i dati si stanno dando ragione anno dopo anno. Questo comunque è un anno particolare per i saldi, in quanto in piena pandemia era evidente che non potevano avere un successo estremo, ma vanno ripensati i saldi, in quanto noi abbiamo questa legge che ci permette di fare le vendite promozionali in qualsiasi momento dell'anno, sconti 30, 50, 70, e per cui fare le vendite promozionali a ridosso dei saldi vanno di fatto a vanificare i saldi. Oltretutto bisogna anche fare i conti un po' con il commercio online. Noi ormai stiamo vivendo un'era digitale, la gente sempre più compra tutto online, sono negozi aperti 24 su 24, in sconto sempre, per cui i saldi o si fanno i saldi veri come si fa in Inghilterra prima di Natale, potrebbe avere un senso per i regali di Natale, eccetera, ma farli a gennaio dopo le vendite promozionali fino a ridosso di Natale non ha forse più senso, andrebbe ripensata la legge o quantomeno dire ok, andiamo avanti con i saldi, ma sospendiamo le vendite promozionali 45 giorni prima dell'inizio dei saldi. Allora potrebbe avere ancora un senso, se un senso ha, lo ripeto, rapportandosi all'e-commerce.